Cari amici, cari fratelli, care sorelle che mi ascoltate, un buongiorno dal Carso Triestino. Oggi 21 agosto, il versetto della veglia mattutina ci propone un brano di Isaia che troviamo nel capitolo 55, il versetto numero 1. Lo leggiamo insieme per poi commentarlo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Ci fermiamo qui. Questo versetto ci parla di acqua. L'acqua in Israele era molto preziosa. Le donne si recavano al pozzo per prenderla e la trasportavano fino a casa con delle grandi brocche, alle volte tenute addirittura sulla testa. Erano pesanti. La bellezza poetica di questo capitolo sta nel paragonare una cosa così quotidiana e importante come l'acqua, necessaria per la sopravvivenza umana, al dono meraviglioso della salvezza. Dio, nel suo grande amore, invita tutti gli uomini a condividere gratuitamente la sua grazia. Dice la sorella White, e cito le testuali parole: la grazia di Cristo è per ogni spirito come una sorgente nel deserto che sgorga per tutti, per offrire acqua viva a coloro che stanno per morire. Il versetto continua e ci parla di altre cose: acqua, vino, latte, pane, e sono qui descritti degli elementi che rappresentano tutte le benedizioni spirituali. Questi prodotti nell'Antico Oriente venivano considerati i migliori per il sostentamento umano, in pratica le cose buone della vita. Gesù ci invita ad andare a Lui, a prenderne, a mangiarne, a comprarne, ma in una maniera particolare. Qui dice nel versetto senza denaro. Senza denaro. Di solito quando si va in un negozio ci si porta dei soldini. Nel linguaggio figurativo, la persona che compra senza denaro viene paragonata al credente che riconosce i suoi bisogni spirituali ed è cosciente di non potere, con le sue sole forze, meritare il perdono. Non avendo nulla di così importante e prezioso da donare a Dio, quale prezzo per il meraviglioso dono della salvezza. Ma Dio, nel suo infinito amore, invita tutti, tutti coloro che sono poveri, senza denaro, poveri spiritualmente, a comprare senza denaro, poiché il prezzo della loro salvezza è già stato pagato dal Salvatore Gesù, l'agnello senza macchia e senza peccato. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo la prossima volta.